Abbiamo una macchinetta con ancora la roba dentro. Panini e croissant, le Fonsis, le chipster, via la macchinetta del caffè e un piccione morto, tanto per cambiare. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi faremo un video un po' diverso in cui avrete un po' di spoiler, un po' di informazioni per quello che sarà l'Urbex da qui al 2024. Quindi un bel po' di robettina pronta ad uscire. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, per favore, che è veramente necessario per riuscire a migliorare la qualità dei miei video, dell'attrezzatura, di tutto. Devo cercare di arrivare a sti 1000 iscritti, ancora non ci sono arrivato, datemi una mano per favore, dai, su, forza, che tanto non vi costa niente. Vi metto anche tutti i miei social, li vedete qua e là. Partirò con rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte tramite il mio gruppo Telegram che trovate qui sotto per chiarire alcuni aspetti dell'Urbex. La prima cosa, siamo tutti consapevoli che facendo Urbex si è nei limiti, diciamo, o gli orli della legge, se non fuori legge a volte, perché comunque qualsiasi edificio che si vada a visitare, che sia abbandonato, sia disabitato o in stato di rovina, appartiene sempre a qualcuno. Può essere un comune, può essere un proprietario che magari abita in Alaska, però a qualcuno appartiene sempre. Quindi la violazione di una proprietà privata, bene o male, c'è sempre. Una cosa molto importante che anche noi facciamo: non apriamo mai un lucchetto se c'è. Non sfondiamo mai una porta, non rompiamo mai una finestra. Cioè, se il posto lo troviamo aperto e accessibile, allora entriamo. Se invece il posto è chiuso, recintato, lucchettato, se comunque non ha un punto ben chiaro d'ingresso evidente, aperto a tutti, diciamo, noi non entriamo. Anche perché se si va a rompere un lucchetto, a rompere un vetro, che cosa si fa? Un'effrazione, tutte le cose che ne conseguono non sono sicuramente bello, oltre al fatto che noi non siamo né ladri né vandali né altro e pertanto non facciamo questo tipo di cose. Quando facciamo le nostre esplorazioni siamo abbastanza attrezzati, quindi abbiamo tutti delle scarpe apposta, di solito scarpe antinfortunistiche, un abbigliamento resistente e altrettanto comodo quanto che se lo rompiamo non ce ne frega più di tanto, però soprattutto resistente e protettivo, perché non sai mai dove vai a finire con l'Urbex. Quindi è importante avere un abbigliamento che non ti sia troppo caro, ma allo stesso tempo sia confortevole, ma che ti consenta di essere protetto da ciò che si sta intorno. Poi una cassettina del pronto soccorso con un disinfettante, un paio di bendi che possa essere utile qualora vi sia un incidente è sempre importante, perché spesso i terreni non sono così solidi come sembrano, i posti dove si vanno magari hanno dei rovi, quindi ti tagli con le spine, ti graffi, ci sono dei pezzi di ferro che non vedi, quindi bisogna fare un po' di attenzione e avere un kit di pronto soccorso base è sempre utile. Ci è capitato durante le nostre esplorazioni di trovare dei ragazzini o degli esploratori improvvisati, diciamo così, che erano con pantaloncini corti, senza guanti, senza mascherine, senza nulla. E chiaramente questa cosa non li metteva in sicurezza. E bisogna sempre stare attenti anche a dove si mettono i piedi, spesso i pavimenti non sono solidi come sembrano, quindi fare urbex è divertente, ma è anche pericoloso, bisogna farlo con coscienza. Come saranno le prossime uscite? Quali saranno le prossime uscite Urbex sul mio canale? Io intanto ho già programmato video fino a gennaio 2024, quindi ne avrete per un po' da vedere. E saranno tantissime cose, posti bellissimi, alcuni completamente inesplorati. Da poco è uscito il video dell'orfanotrofio, che ha ricevuto un sacco di visite, almeno per quelli che sono i numeri del mio canale, e vi ringrazio tantissimo. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, condividetelo perché è un video molto 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 bello. La visita dell'orfanotrofio è stata molto emozionante,
anche triste per certi versi. Vedrete tanti degli indumenti o comunque oggetti che ne raccontano la storia di questi bambini che ci vivevano e andavano a scuola. Nelle prossime uscite poi avremo ad agosto nulla, diciamo, come Urbex. Poi ci saranno un po' di uscite, quindi già inizio settembre ci sarà Pezze e Mattoni, che è un bel video con dei macchinari incredibili, veramente enormi, e se dico enormi vi posso garantire che è una cosa mai vista prima d'ora, una cosa così grossa. Sempre a settembre vedremo La Chiesa Maledetta, che dove vedrete un particolare affresco che sembra avere la combinazione per l'evocazione di qualche forza sovrannaturale. Poi andremo a vedere La Casa dell'Altalena, già questo a fine settembre o inizio ottobre. Ci sarà poi il video delle catacombe, anche quello è molto molto bello, molto particolare. Le case romane, ragazzi, è una cosa incredibile, è veramente stata una grossa sorpresa anche per noi. Non ci aspettavamo che quello che abbiamo visto all'esterno fosse così all'interno, veramente veramente bello. Poi vedrete piano piano altri video su cui sto ancora lavorando, tra cui Villaggio Fantasma, che è un paese completamente abbandonato. Vedrete La Fabbrica del Cioccolato, che è stata una visita incredibile. Credo che il posto fosse inesplorato. C'era ancora il cioccolato in linea, c'era un sacco di cose. Un sotterraneo veramente horror, veramente divertente. Una visita, tra l'altro, è la prima esplorazione fatta completamente di notte. Tra le varie cose che ho già visitato e che poi vedrete più in là, vedete un'ex base nazista, vedrete Villa Conchiglia, vedrete un edificio con abitazione annessa, con una veranda veramente veramente creepy. Poi vedrete tanti treni, diciamo così. Tra l'esplorazione e la pubblicazione del video passano circa 4-6 mesi, perché il tempo che ho per fare queste cose è limitato e quindi mi ci va un po' per il montaggio e creare il video che poi va su YouTube. Ma state tranquilli, perché io li programmo con molto anticipo, quindi all'incirca ogni 15-20 giorni avrete un video Urbex, oltre a tutti gli altri contenuti, quindi i vlog e tutto quello che riguarda le arti marziali, gli allenamenti, i droni. Quindi guardate il mio canale, che c'è solo un sacco di belle cose. Ecco, qua dietro di me avete visto un po' di video, avete visto un po' di cose. Io spero che abbiano creato curiosità in voi. Vi chiedo ancora di iscrivervi al canale, che devo arrivare a questi 1000 iscritti e più, se si può. Iscrivetevi al canale, condividete, commentate. Per adesso vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video, che sarà già adesso ad agosto, e per quello che riguarda l'Urbex, i primi di settembre. Ciao ciao!